parlerò di un aspetto un po' particolare della nutrizione, che è l'approccio nutrizionale alle malattie infiammatorie croniche. Io sono un medico internista che si occupa nel mio reparto prevalentemente di malattie reumatiche e ho imparato dai miei colleghi nutrizionisti che il paziente reumatico si giova di un adeguato approccio nutrizionale e che l'adeguata dieta non modifica quello che è l'andamento della malattia, ma sicuramente aiuta a stare meglio, fa diminuire l'uso degli antinfiammatori e in tutta sostanza dà una migliore qualità di vita. Quindi in agenda vedremo quelle che sono le malattie infiammatorie croniche o immuni, se ha senso un approccio nutrizionale in questo tipo di patologie e se esiste una dieta di tipo antinfiammatorio. Le malattie infiammatorie croniche autoimmuni sono rappresentate da quelle che vedete, cioè l'artrite reumatoide, finire alle vasculiti o altre patologie rare. Colpiscono in genere circa il 2% della popolazione, di nessuna ne è conosciuta la causa, ma tutti hanno in comune il fatto di avere una reazione infiammatoria anomala che tende ad autoperpetuarsi. Ma se le citochine infiammatorie sono state attivate dal iperinsulinismo o siano state attivate dal sistema immunitario, danno sicuramente delle ripercussioni a livello sistemico, a cominciare dal sistema muscolo-scheletrico, per passare al microcircolo, ai vasi, al cervello, al fegato e così via. Quindi parlare di malattie reumatiche equivale sicuramente a parlare di infiammazione. E noi dobbiamo far capire ai nostri pazienti reumatici che si può ridurre il danno creato dall'infiammazione e che questo si può fare, anzi lo si deve fare. In questa slide c'è una relazione che c'è tra l'infiammazione e il cancro e vedete come le citochine infiammatorie attivano l'NFKB e come la curcuma, che è un alimento, interferisce con questo sistema. Ma spegnere l'infiammazione si può, però è necessario correggere delle proprie abitudini di vita, per cui bisogna controllare il peso, mantenersi sempre attivi, consumare più cereali, legumi, ortaggi e frutta, dei grassi scegliere quella che è la qualità e limitarne la quantità, zuccheri pochi, bere molta acqua, il sale poco è sempre meglio, se si usano le bevande alcoliche, queste in quantità limitata, e bisogna spesso variare quelle sono le scelte a tavola. Ma bisogna anche distribuire gli alimenti in maniera considerata, cioè bisogna distribuire i pasti in 5 punti, cioè una colazione abbondante, uno spuntino di metà mattina con della frutta, un pranzo che deve essere non abbondante ma meglio, uno spuntino pomeridiano con della frutta e la cena leggera. Bisogna istruire i pazienti a mangiare lentamente, di mangiare con tranquillità cercando di gustare i cibi e soprattutto di non saltare mai un pasto. Ma spegnere l'infiammazione comporta anche eliminare alcuni alimenti. Quelli da eliminare sono sicuramente i grassi in genere, in particolare i grassi trans. Bisogna ridurre il consumo degli acidi grassi dalla sedia omega 6, ridurre l'utilizzo di carboidrati raffinati e ridurre il quantitativo di proteine alimentari di origine animale. Ma di contro bisogna aumentare quella che è l'assunzione di alcune sostanze, cioè di cibi ricchi in grassi dalla serie omega 3, di assumere fibra sotto forma di frutta e verdura, di assumere giornalmente alimenti che hanno un alto contenuto di antiossidanti e di preferire il consumo di cereali integrali in chicco e di legumi che vanno sostituiti ai carboidrati raffinati. Ma poi sono questi gas trans che dobbiamo eliminare? Sono quei grassi che per esigenze industriali hanno subito processi di idrogenazione. Questi sono contenuti in vari prodotti industriali, come la margarina, i dolci, la pasta sfoglia, gli alimenti fast food e in altri alimenti come il brodo oppure barrette di vario tipo. Bisogna ridurre il consumo degli acidi grassi della serie omega 6, di cui l'acido arachidonico è sicuramente il più pericoloso. Questo lo troviamo soprattutto a livello di alcuni alimenti come i salumi, le carni grasse, il tonno d'uovo, ma anche l'acido linoleico è un acido grasso della serie omega 6, ma è anche quello di partenza sia la sintesi degli acidi grassi che definiamo buoni, sia di quelli che definiamo cattivi. Ma anche questo va limitato e per limitarlo bisogna ridurre soprattutto il consumo di oli vegetali, ad eccezione di quello che è l'olio d'oliva,
E bisogna fare un apporto nutrizionale di acido arachidonico che deve essere limitato a un grammo al giorno. Abbiamo detto che di contro bisogna aumentare il consumo di acidi grassi e poliinsaturi, quelli della serie omega 3, di cui l'acido alfa-linoleico è sicuramente il capostipite. Questo si trova in pochi alimenti come il seme di lino, come nei semi di lino, nella canapa e nelle noci, e l'apporto giornaliero degli omega 3 è considerato tra 0,5 e 1 grammo, che potrebbero corrispondere a 2 cucchiai di olio di lino o 30 grammi di noci sgusciate oppure 2 grammi di semi di lino. Molto importante è l'assunzione degli antiossidanti. Questo perché nel siero dei pazienti con malattie reumatiche vi è un basso contenuto di queste sostanze. E non è che è basso perché si è introdotto male con la dieta, ma solo perché c'è un aumentato fabbisogno di queste sostanze che deve bilanciare la produzione di radicali liberi. La vitamina A è contenuta, come tutti voi sapete, in queste sostanze, cioè nell'olio di fegato di merluzzo, ma anche nel fegato di altri animali, la vitamina C soprattutto nella verdura e nella frutta, la vitamina E nell'olio di germe di grano, nei broccoli, nelle noccioline, nel pomodoro, la vitamina D e il calcio nell'olio di pesce, nelle uova, nei latticini e nel latte in genere. Particolare menzione meritano invece alcune sostanze che per le loro attività spiccatamente antinfiammatorie vengono dette nutraceutiche. Questi sono i polifenoli e i flavonoidi che sono contenuti nel tè verde, nell'olio d'oliva, nella verdura e in altre sostanze alimentari, la capsaicina che è contenuta nel peperoncino piccante, la curcuma che è contenuta nel curcuma e il resveratrolo nella buccia dell'uva rossa. Ma dopo aver visto questa carrellata di sostanze e di alimenti, ci viene spontaneo dire: ma cosa dobbiamo dare ai nostri pazienti reumatici? Bisogna metterle a dieta e che cosa bisogna consigliare loro? Le diete più accreditate per i pazienti reumatici si dividono sostanzialmente in tre grossi gruppi: la dieta mediterranea, la dieta vegetariana e le diete iperproteiche. La dieta mediterranea rappresenta sicuramente il massimo che noi possiamo indicare ai nostri pazienti reumatici. Perché? Perché la base alimentare della piramide della dieta alimentare, della dieta mediterranea, è rappresentata da tutte quelle sostanze che abbiamo menzionato prima, cioè dal consumo di frutta, di verdura, di legumi, di cereali in chicco, mentre l'apice è rappresentato da tutte quelle sostanze che hanno una spiccata azione proinfiammatoria. Ma che la dieta mediterranea sia conosciuta per le sue caratteristiche benefiche, lo si sa da molto tempo e questo è stato dimostrato da numerosi studi clinici e osservazionali. Però possiamo dire che la dieta mediterranea, per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e regolatrici di alcuni fattori metabolici e protettive proprio verso il sistema cardiovascolare, può rappresentare una terapia adiuvante in questi pazienti. Poi abbiamo le diete di tipo vegetariano. Le diete di tipo vegetariano escludono il consumo di alimenti che derivano dall'uccisione proprio diretta di animali terrestri o marini. Alcune però consentono l'introduzione di alimenti animali indiretti come il latte, i derivati del latte, le uova e il miele. Queste diete che sono qui elencate. E cosa c'è di importante in queste diete? È che l'Accademia Internazionale della Nutrizione e del Diabete ha stabilito che queste diete, se correttamente pianificate, sono delle diete adeguate dal punto di vista nutrizionale e svolgono anche un'azione benefica nei confronti di molte malattie croniche e degenerative. In particolare è stato visto che riescono a dare una risposta importante nelle allergie, nelle intolleranze alimentari, nel diabete, ma anche nella fibromialgia e nell'artrite reumatoide. Però alcune di queste necessitano di un'integrazione di alcune sostanze come lo zinco, il ferro, la vitamina B12 e così via. L'ultimo gruppo di diete sono le diete iperproteiche. Queste sono delle diete che hanno la caratteristica di limitare fortemente l'introduzione dei carboidrati, sbilanciando l'alimentazione
verso un'alimentazione tipo iperproteico. Hanno dei vantaggi, che sono quelli di aumentare la massa muscolare, di accelerare il metabolismo, di rinforzare i capelli, combattere la retenzione idrica e quindi la cellulite, ma danno anche tantissimi svantaggi, che sono dati dei danni renali, dalla possibilità di sviluppare gotta, sviluppo di corpi chetonici, affaticamento epatico e disordini del ciclo mestruale e altre condizioni. Queste diete sono fortemente sconsigliate nei pazienti che presentano delle patologie e anche in questo caso anche nei pazienti di tipo reumatico. In conclusione, questa breve discussione che abbiamo fatto, possiamo dire che i consigli alimentari che sono stati indicati valgono un po' per tutti i pazienti reumatici, ma è chiaro che ogni paziente reumatico ha una sua storia particolare e questa va sempre valutata per impostare la dieta più adeguata e quindi più familiarizzata allo scopo che ci siamo prefissi.